davanti a Putin, the front of Pakistani plenifarmlands per due magnifier, for two magnifier, we have interesting way to have bigger depths, also if we have little less resolution. I wish you. I think we need to have autoscopic system. Posizionati l'altro giorno appunto a protezione della galleria di Milano. E cosa ne pensano della cittadinanza degli Ussoli? Tra i militanti di Popale sì, delle lobby dovrebbero raggiungere un 5% dei voti. A pagina 14, l'ottava per gli elefanti, ucciso in Tanzania, l'eroe antibracconieri e la guerra dell'avorio. A pagina 15 invece si parla degli Stati Uniti, Trump è più isolato e la giunta militare, cioè quella che fa il capo generale Kelly, non ha finito il lavoro e vuole comunisti in tutto lo staff. Si è anche dimesso il comitato per le arti in protesta alle posizioni di Trump, appunto sui negazionisti. Prima di lasciare Repubblica, a pagina 16 c'è un sotto la testatina del personaggio, si parla di Roman Polanski, la saga infinita dal processo mediatico al perdono impossibile. 40 anni dopo un giudice americano rifiuta di archiviare le accuse di stupro di minore, al regista trova in fuga, sarebbe ormai all'estero, il ruolo del barocco come incubatore dei nuovi jihadisti. Turisti e cittadini, sono i deputati e senatori, stavi destinato a rimanere fermo fino al termine della legislatura. È nata dalle polemiche strumentali sull'immigrazione, le ONG, gli esempi non mancano. L'ultimo episodio, l'altro ieri pomeriggio, sulla spiaggia di Porto Cagliari, dove un giovane ambulante senegalese è riuscito a sottrarsi dall'aggressione di un gruppo di bagnanti infastiditi, armati, di bastoni degli ombrelloni. Un fenomeno che sta crescendo. Il titolo dell'editoriale di affidato Eraldo Affinati, antidoti in estate esplode, la spiaggia acquistano un milione di italiani nostalgici del Duce, in cerca dell'Ampi. Facebook ospita 2700 profili di propaganda fascista. Per fermare l'apologia sui social, Emanuele Piano ha presentato una proposta questo sull'avvenire. Si vede. Un giorno, si vede perché c'è il coso, ma c'è un bel prato un po' solidica e non si vede perché c'è la stretta della BCE su 3200 banche in Italia, coinvolti in Germania 1600 distese a tutti dal 2018, tre stesse oggi solo validi per le banche che hanno un asset oltre 30 miliardi. Insomma, si va a vedere se c'è, se le, qualcuna di qua sta appunto rompendo gli argini. Ci possiamo arrivare, no? Possiamo girare, possiamo domenica. Tre giornali, no, la domenica, sabato, un giorno qualsiasi. Un giorno qualsiasi. Quello che sembra addirittura da un. Se tu dici della scienza, adesso. L'occhiello allucinante proposto. Ecco, lì, ecco, vedi qui, c'è un prato molto bello, sì, qui non si vede. L'ossitocina per farci accogliere ci uccide. Andiamo a scoprire di più. Lo studio non lo vedi perché è di più basso, ma quotidiano firmato da Vittorio Feltri, capo del governo Nomuri, e la maggioranza dei bastardi aveva passaporto europeo e ora dagli Stati Uniti è aperto. Il giornale chiamo poi terrorismo e immigrazione, Gentiloni si arrende, l'ISIS minaccia la prossima d'Italia, il ministro Franco Sallusti, che fa il direttore del giornale, sotto lo chiedo chi ci protegge, chi ci mette in pericolo. Un editoriale appunto intitolato Gli amici dei lupi. Grazie, caro. L'ONA sostanzialmente è tornata a essere più o meno la stessa vicenda, c'è molta più polizia
rispetto a quanta ce ne fosse in precedenza, non che prima non ce ne fosse comunque, ma si vede che ce n'è un dispiegamento più massivo e ci sono ancora dei punti in, sulla banda dove si entrano bene i fiori. Monumenti, ci sono stati lievi scontri. A Boston invece hanno convocato un vero e proprio raduno dei razzisti, che si sono ritrovati in poche decine contro 20.000 antirazzisti. La polizia ha mantenuto distanti due gruppi, non ci sono stati disordini. Per tutta la durata della manifestazione Trump ha continuato a lanciare i suoi consueti tweet, lodando la polizia e poi un po' in mezzo, anche in mezzo scemo, fossero evitati un modo per ribadire. Sono tanti piccoli, tanti piccoli rivoli, hai visto? Oggi arrivi inizia il meeting annuale di Comunione e Liberazione, ci sarà anche il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che terrà un discorso. Ieri il capo del governo è sembrato rilanciare la legge sulla cittadinanza dicendo che darla ai figli degli immigrati nati in Italia è una conquista di civiltà. In realtà sembra difficile che il testo riceva l'ok definitivo del Parlamento. Nelle ultime ore Gentiloni è stato criticato dalla Lega e da Forza Italia. È stato un consigliere regionale della Campania a denunciare quello che è successo nei giorni scorsi a Napoli, all'ospedale Loreto Mare, un 23enne morto dopo un incidente stradale, e si parla di ritardi nelle cure che avrebbe dovuto ricevere. Sembra che il ragazzo abbia aspettato per ore l'esame prima di essere trasferito in un'altra struttura. Il padre dice di aver visto due medici mentre litigavano su quello che bisognava fare. Anzio, provincia di Roma, un bambino di 4 anni è morto mentre giocava nel cortile di una casa affittata per le vacanze. È rimasto schiacciato da un cancello che è uscito dai binari e i lunghi tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Il proprietario del terreno si è sentito male e è stato portato in ospedale. Qui siamo in zona Cadenabbia, dove c'era Adenauer in vacanza. Per finire uno sguardo al tempo, oggi è atteso cielo sereno con nuvole sparse su tutta Italia, qualche pioggia sul nord-est e lungo gli Appennini, Lazio e Abruzzo. Sono le 10:35 minuti, il giornale adesso Lato, vediamo alle 13. Chi gioca a bocce? Popolare Network. Vai, vai, cazzo. Va ora in onda la replica di Radio Grazia Nera. Non ti ammazzano. Del 22 giugno. In Italia. Buona. Ecco, questo sì. Mi vede circa quasi. È già superstato. Ma pensa a te se mi doveva capitare a me una sfiga così grossa. E dire che io neppure volevo fare quel lavoro qui del candaista. Ma come si dice, Papa Giovanni fa minga di un gan, guardatevi attorno, ho detto. Dietro casa mia c'è la vita di caldaia, allora. Che poi il caldaista sembra un lavoro facile, giri due viti, stringi due tubi, ciao. Ma a volte capita che una vite non ce l'hai, no? E allora ci dice gli infredoliti, piuttosto aggiungete due coperte, abbracciatevi. Fate l'amore, scaldatevi così, non con la caldaia. In casa ammazza la gente, non è mica una cosa buona, lo sapete, no? Loro dicono sì, ma poi scopri che no, che non lo sanno. Solo che poi quando lo impari sei bello con i piedi tirati. Ma poi se è un rischio solo tuo, vabbè. Piangeranno un po' i parenti, ma col testamento si consolano. Ma io cosa c'entro? Perché la verità è che sono io che mi devo caricare sta responsabilità qui della gente che non fa l'amore, no? Mica giusto, ma no. E poi cosa faccio io? Ho vinto le viti e niente di più. Questo è criminale, no? Sì, è criminale.
crimine. Nonostante tutti i tentativi che fa la polizia, le indagini sulla scomparsa del funzionario della Monte Edison si fermano e la stampa continua a fantasticare. Il giallo del chimico, lo smemorato scomparso, il mistero della Monte Edison, questi sono quelli. Tutti sanno che quelle macchinette ne stampano quattro. E quindi quello che si domandano i carabinieri è che fine abbiano fatto le altre due foto. O meglio, quando vengono richieste due foto in formato fototessera e per che cosa è la domanda? La risposta è semplice. Due foto così servono per fare dei documenti falsi, una per una patente, l'altra per la carta d'identità. E allora eccola la nuova pista che ribalta tutte le carte sul tavolo. Perché da un lato c'è la Monte Edison, che sta giocando una partita fondamentale per lo sviluppo industriale di tutta l'Italia, e dall'altro c'è il Moruzzi, un funzionario che potrebbe aver avuto accesso a dei segreti industriali e che ha deciso di venderli al miglior offerente. Ecco allora perché è scomparso. Cesare Moruzzi è una PMC del reparto di dermatologia, da Elena Travasco, 44 anni, di Brescia, la proprietaria dell'appartamento, e anche quella che ha dato... Il caso della scomparsa di Cesare Moruzzi si risolve in mezzogiorno. Residente in eccetera eccetera. Ah, domanda risponde. Quella notte mi sono alzato dal letto perché sentivo un male. E con le dichiarazioni di Elena Travasco, su di qua, sono stata di Radiografia Nera, la cronaca che questa radio non ha mai potuto raccontare. Per ascoltare queste e tutte le altre puntate, trovate i podcast sul sito radiopopolare.it. Vi invitiamo a mettere un mi piace e a seguirci sulla pagina Facebook Radiografia Nera. E se volete scriverci anche per segnalarci un nuovo video, verso addosso radiopopolare.it. Le voci degli attori che avete sentito stasera sono di Livio Colombo e di Stefano Walter Franco. Io sono Matteo Liuzzi, accanto a me c'è Tommaso Bertelli. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata. Chiuso occhio, eh? Hai detto due ore erano. Anche di più di due ore. Beh, due ore? 9 sembra 15 mesi. Che uso? Mi scusi, una domanda pulita, ma se le dico Chanteclair? Io dico, chi punisce più di Chanteclair? Ah, ah. Avete sentito? Tutti cantano Chanteclair, lo sgrassatore numero uno in Italia. Da sempre Marsiglia, limone e lavanda. Da oggi anche con candeggina o con bicarbonato. Sgrassatore universale Chanteclair, lo usano tutti, funziona dappertutto. È ritornato, Chanteclair, il gallo del pulito. Fonte dati Nielsen, totale mercato multiuso. Un saluto agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare. Le hanno chiamate i taxi del mare. Le hanno accusate di essere in combutta con i trafficanti, ma Piumone. Le ONG nel Mediterraneo con le loro navi, semplicemente quello di salvare vite. Dell'attacco che c'è stato della commissione d'inchiesta parlamentare, la commissione di indagine parlamentare che si è conclusa escludendo qualsiasi legame tra l'ONG e i trafficanti, ne abbiamo parlato in un dibattito che abbiamo ospitato domenica 11 di giugno all'interno della festa di Radio Popolare qui nella nostra sede in Via Olearo. Ne abbiamo parlato con due ospiti, con Ferruccio Frigimenti, per capire qual era il clima fino a un mese fa. Ci sono decine di porti sicuri più vicini a partire da Malta, ma l'ONG hanno creato un corridoio umanitario privato tra la Libia e la Sicilia. È lecito chiedersi, qui pro ad est o ancora, e tutti i pasti, dato che per loro non si fa italiani in condizioni di indigenza e migranti portati in Italia, terribilmente le partenze e ovviamente i morti. E l'altra cosa che si fa l'ONG è di, come dire, fare un effetto di attrazione per le migrazioni dall'Africa e anche di conseguenza di aumentare i morti, paradossalmente per colpa vostra, perché questo porta i trafficanti, i flussi. B, sono aumentati i morti. C, è aumentata la criminalità di...
norvegesi, spagnoli, olandesi e via dicendo, perché non li portate a casa loro? Ora, arrivare dal Mediterraneo all'Olanda, credo che si capisca che il giro è un attimino complicato da fare, alla Norvegia ancora di più. Questo era il clima, questi non erano nemmeno i questo giro cos'è quello, no? Più duri, che si basavano però su una serie di... il rapporto passa da 99 morti per ogni arrivo nel... pardon. Si riscala a 61 nel 2014 a quelli che sono gli arrivi negli anni del Mediterraneo. Poi credo ci spiegheranno bene i nostri ospiti. Perché ci dovevo i fattori d'attrazione. Lì, guarda questo. Qui. Senti, questo è. Prova, è lì. Teniamo su, giriamo. Vediamo già la macchina girata. Sicuramente intitolato questo dibattito, i tassi del mare. Andiamo su, fin dove si può andare. Financial Times pubblica i primi stralci del rapporto di Frontex, che sostanzialmente indicava una serie di, secondo loro, collusioni, di accordi tra la criminalità che si muove sulle coste libiche, spesso poi andiamo più avanti del paese, è finito il paese, ONG per far trasportare loro i migranti in Europa. Perché laggiù era il coso? No, il paese è su, però è l'ultimo paese vicino all'Europa, dove ci sono le navi. Va bene, che sappia io, è l'ultimo paese, e poi finisce per incassare i soldi dalle persone che dovevano trasportare. La cosa da fine dicembre arriva sui giornali italiani, c'è una procura che è quella di Catania del procuratore Zuccaro che apre un'inchiesta, un'altra procura si aggiungerà ad aprire un'inchiesta che è quella di Trapani, il dibattito sui giornali inizia a montare, ci sono speculazioni politiche piuttosto forti, molti di voi ricorderanno quelle della Lega, quelle del Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico, in accordo con Forza Italia, decide di aprire una commissione di indagine parlamentare, che da un lato sarà, come dire, la salvezza, perché le conclusioni di quell'indagine dicono che quelle collusioni non ci sono. Dall'altro però, purtroppo, diventerà anche l'occasione, il palcoscenico, per tutta una serie di persone, il procuratore di Catania e non solo, per rilanciare una serie di accuse non sostanziate da fatti, che nel frattempo però sappiamo purtroppo sono quelle che poi restano. Come spesso capita quando questo qui è nel cortile del comune sul giornale, il politico indagato, se poi viene assolto troveremo un trafiletto in decima pagina con due righe, nessuno se ne ricorderà più, si ricorderanno proprio Ferruccio Frigerio. E il perché secondo voi da parte di Frontex, ma anche poi nella riga, sì sei nella riga, sei perfetto. C'è un selfie, questi fiori qui, c'è un selfie qui. Però avevo fatto una bella scelta non venire qua, o no? Andiamo a Lagri Mariella, a distruggiamo la fonte di Mariella. Senta cosa dice, eh? Sono bei ambienti però, eh? Ma qui va per l'Iro? È quello dell'Iro?
Scusi, dov'è che c'è la festa del paese? Non c'è lì, questo è mica cosa del Liro? Tasso del Liro? Non c'è mica che fanno... Giardini comunali. Sì, ieri, ma ha detto che la facevano anche oggi. Ah, e allora non so. Grazie. Grazie. Non ho capito. Ma se non si è però... Non è caratteristico questo luogo qui, non so dove. Scusi, il comune dove si trova? Il giardino del comune? Sopra là, vicino alla chiesa al comune. Ah, ho capito. Ma facendo a mangiare, c'era un po' di festa. No? Sì, c'è la trattoria sopra la chiesa. Ah, quella lì che fanno a mangiare? Sì. La trattoria non è che fanno a mangiare. Cioè, ci fosse una festa, invece... No, non c'è ancora la festa, non so se è domenica. Ah, ho capito, così, capito. Grazie allora. Erano giù a preparare. Ah, ho capito. Però si manifesti le hanno... Appunto, beh. Questo qui è cosa del Liro? Eh? Cosa del Liro è questo? Però è un bel ambiente, eh? Vero o no? Ma che bello! È come... quasi Macugnaga. Arrivi? Buongiorno. Buongiorno. Stiamo cercando una festa locale, ma... Eh? Cerchiamo una sagra locale, ma non la troviamo. Ah, giù in fondo al paese, giù alla chiesa. Ah, lì? Sì, è giù alla chiesa, dove c'è il comune. E c'è la possibilità di mettere la macchina o no? Non so. No. Sì, o di qui o di là. Ho capito. Allora, quindi giù dove c'è la chiesa, detto? Vado giù dove c'è la chiesa. Ok, ancora... Dove c'è il comune. Ah, ho capito. Bene, bene, grazie.
Ce fai? Ce fai o no? Penso di farcela. Vuoi provare però, eh? Metto via i giornali, dai. Sei contenta? Eh? Oh, sorridi, sorridi. E iniziamo a mangiare. Saluto. Buon appetito. Io mangio un po' di funghi. È schiacciato? Sì, adesso mangio ancora. La salute. Salve. Mischia bene. Io metto un po' di più. Ma ne spruzza più meno. Senza, vuoi che giriamo su un attimo qua intorno? Appena qui intorno alla chiesa. Il museo degli altri è sempre chiuso, questo dell'Ira, siamo qua, siamo qua. C'è anche prima di residenza un po', vedo che c'è una cosa con la... Cosa butti io, visto? Vai pure. Vai pure, vai pure, cosa che? Un attimo, ormai mi sono fermato sulla macchina. Adesso ciao. È molto lontano in cima del lago? Poi? E andare in cima e tornare in Drio o no? No, andiamo con il mio collega in scafo un giorno, dai, un giorno feriale. Andiamo con il scafo e va bene. C'è anche un piccolo porto gravedona. Qui no. Selfish, selfish. Ma che bella fare questo palmattino. Guarda che bella quella lì con anche la vista lì. Non siamo stati.
Questo cos'è? Che luogo è questo innanzi? Domaso. Sole Porlezza, dov'è? Giù di là, dov'è Porlezza?